Oh, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Qui Alessandro Bentivoglio, fan della machine dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Guardate qua la nuova zona dell'aeroporto di Roma. Allora ragazzi, come state? Aspettiamo un po' che si colleghi qualcuno. Vediamo se siamo svegli questa mattina. Sono le ore, dunque sono le 9:10, il mio aereo parte tra poco e questo è il primo video del 2019, ragazzi, primo video del 2019. Allora, quello che vi voglio dire, cioè quello di cui vi voglio parlare in questo primo video del 2019 che inizia qui da Roma, perché sono appena tornato da Sydney dove appunto avete visto sono stato qualche settimana e adesso si va a Miami per un altro meeting importante di lavoro. Però quello che volevo fare questa mattina, essendo proprio il primo video del 2019, vediamo se mi sentite bene. Oh, ciao Gian! Buongiorno e buon anno a tutti ragazzi. Allora, quello che voglio fare questa mattina è, essendo il primo video del 2019, è proprio raccontarvi quello che è il mio obiettivo per il 2019 e quella che può essere, la vostra opportunità. Oh, grande Gian, tutto ok, bene. Perché adesso vado a Miami. A Miami c'è un meeting molto importante con insomma, i nostri amici americani dove faremo un mastermind su appunto quello che riguarda il mondo del funnel marketing, del business e in generale comunque quello che è lo sviluppo dei business, delle aziende. E quest'anno è stato un anno all'insegna diciamo, dello sviluppo del funnel marketing per le aziende. Quindi il 2018 lo chiudiamo con un'importante serie di aziende che comunque ha applicato questi concetti ottenendo degli ottimi risultati. Però quello che è successo è emerso un problema, diciamo, un'esigenza, una necessità, che è quella di trovare le persone in grado di aiutare le aziende a fare queste attività, perché chiaramente noi con Michele facciamo tantissima formazione alle aziende, agli imprenditori, facciamo consulenze, gli spieghiamo quello che devono fare e come utilizzare i loro team interni. Però molto spesso il problema che hanno le aziende è proprio quello di non avere la persona adatta per svolgere queste attività. E quindi l'esigenza che è nata proprio nel 2018 è quella di avere più persone disponibili per poter svolgere questa tipologia di attività fondamentali per le aziende. E quindi il mio obiettivo del 2019, ragazzi, è proprio quello di aiutare i giovani a specializzarsi, a diventare dei professionisti e rendersi disponibili alle aziende secondo quello che serve però alle aziende, non in generale dei professionisti del web, su quello che è già un po' il mondo del web adesso, ma quello che è veramente la cosa che serve alle aziende. Quindi il mio obiettivo è aiutare i giovani a raggiungere i propri desideri, a raggiungere i propri obiettivi, a realizzare i propri sogni attraverso il funnel marketing. E questa può essere anche la tua opportunità, perché chiaramente se hai degli obiettivi importanti ma non sai come raggiungerli, nel 2018 magari hai provato e non hai ottenuto i risultati che volevi, probabilmente c'è qualcosa che ti manca, c'è qualcosa che devi fare, che devi cambiare in questo 2019. E quindi, esatto, Gianna, quello che è un po' la mia missione per il 2019 è aiutare i giovani a specializzarsi e a diventare dei funnel marketing manager, in grado di poter aiutare le aziende a raggiungere i loro obiettivi. Perché se noi siamo in grado di aiutare qualcun altro a raggiungere i propri obiettivi, di conseguenza anche noi li raggiungeremo. Ok? Questa deve essere la cosa più importante che ci caratterizza, cioè se siamo in grado di aiutare gli altri, allora possiamo anche noi raggiungere i nostri obiettivi. Quindi, fondamentalmente, ragazzi, questa è la mia missione per il 2019, aiutare voi giovani a
realizzare i vostri sogni attraverso queste conoscenze fondamentali. Perché l'altro giorno ho pubblicato un articolo, anche questa mattina mi è arrivato un messaggio su Facebook da Fabrizio, che saluto, e che mi dice: ah Ale, ma guarda, rispetto al tuo articolo che hai pubblicato, no, sul fatto che le aziende non trovano collaboratori, io sono d'accordo, ma probabilmente è perché i giovani non hanno voglia di lavorare. E io, ragazzi, da una parte la condivido questa cosa, però dall'altra no, nel senso che comunque so che ci sono tante persone volenterose che hanno voglia di fare e che vogliono raggiungere i propri sogni e spaccare tutto veramente. Allora, ragazzi, è arrivato il momento di tirar fuori le palle e di farvi vedere da questi imprenditori che stanno cercando le persone come voi, perché io sono sicuro che le persone che sono qui, voi che siete qui a guardare questo video, a formarvi, siete persone in gamba e che hanno tanta voglia di fare, di lavorare, di aiutare gli altri, come stiamo facendo anche noi, come facciamo anche noi. Quindi, ragazzi, togliamo questa credenza dagli imprenditori che credono che i ragazzi giovani non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di fare niente, perché io sono convinto che non è così. Voi cosa ne pensate? Ditemi anche voi cosa ne pensate su questo argomento, perché c'è chi dice che le aziende pubblicano annunci sui notiziari, sui giornali, perché vogliono farsi pubblicità, ma in realtà non cercano personale. C'è chi invece pensa che non ci sono i giovani, che non hanno voglia di far niente. Ma ragazzi, le possibilità sono tante e probabilmente sono tutte vere, ok? Però quello che è vero è che ci sono anche tante possibilità, tante opportunità. Quindi quello che è un po' il mio invito è: sviluppate queste conoscenze, ragazzi, perché senza formazione non si va da nessuna parte. E poi c'è anche chi mi dice: ah Ale, io ho poco budget, non so da dove iniziare. Ragazzi, comprare un libro, non mi potete dire che non avete il budget per comprare un libro, e già quello è un inizio. Dovete iniziare a studiare e a lavorare nella direzione giusta. E le aziende stanno cercando funnel marketing manager, persone che gestiscano il loro funnel marketing. E quindi, ragazzi, questo è il mio invito per il 2019, e vedrete che su questo appunto ci sarà tutta la comunicazione di quest'anno, e il mio obiettivo è proprio aiutarvi a trovare le risposte giuste per raggiungere i vostri desideri. Quindi ho annunzio che dice: confermo Ale, ci sono tanti giovani nella nostra squadra che si danno da fare tanto e raggiungono grandi risultati anche a 20 anni. Esattamente, Nunzio, anch'io li conosco personalmente e sono esattamente d'accordo con te. Cioè, voglio dire, c'è anche chi non ha voglia di fare niente, ma c'è anche chi ha tanta voglia di lavorare. In più, ragazzi, al di là di tutto quello che si può pensare, io quello che vi dico è per esperienza personale, perché noi siamo i primi a cercare giovani costantemente che abbiano voglia di lavorare, e li troviamo, perché tutto il nostro team è fatto da persone straordinarie, e di conseguenza anche le aziende, i nostri clienti, le aziende che lavorano con noi sono aziende che veramente cercano delle persone straordinarie con tanta voglia di lavorare. Quindi, ragazzi, questa è la situazione, questo è il nuovo anno, datevi da fare, studiate, se avete domande scrivetemi, partecipate alla diretta, ma soprattutto quello che vi invito a fare: se state entrando per la prima volta magari in questo mondo, se volete affacciarvi a questo mondo del funnel marketing, il modo migliore per entrare appieno in questo mondo è partecipare al Funnel Marketing Live, che si terrà a fine marzo, 28, 29, 30, a Riccione, al Pala Riccione, dove appunto faremo quello che è sia l'introduzione, ma anche, diciamo, l'evento dove c'è networking, nascono nuove partnership, si trovano collaborazioni, ma si impara tantissimo e si entra e si sviluppano un po' le conoscenze di questo mondo, con casi studio reali, tanti speaker. È un evento fantastico, ragazzi, andatevelo a guardare, funnelmarketinglive.com. se non l'avete ancora fatto, acquistate il vostro posto prima che finiscano. E ragazzi, io vado, perché il mio volo tra poco parte, e ditemi anche voi cosa ne pensate su questo aspetto, diciamo, del lavoro, che è un argomento molto molto delicato, importante per tutti quanti, per il nostro futuro, per il futuro del mondo del lavoro della nostra nazione. E ci vediamo nei prossimi video da Miami. Ciao, ragazzi.